Perdersi tra gli alberi, nel buio, circondato solo da animali e con il terrore che qualcun altro o qualcos'altro possa nascondersi lì con te. Insomma, la trama di tantissimi film horror. Ma se ci fermiamo a pensare, il bosco può essere un luogo davvero terrificante, anche nella realtà. E non solo per la sensazione di smarrimento e impotenza che si può provare. Nel giro di qualche anno sono state trovate tantissime cose disturbanti tra gli alberi. E se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, mettetevi comodi. Il primo video che voglio mostrarvi è stato ripreso dall'escursionista James Rankin nell'ottobre del 2016. Si trovava in un parco a Suffolk County, New York, e molto presto si rese conto che qualcosa non andava. Girando lì intorno, notò dei fogli appesi sugli alberi. Look what these fucking are. Erano dei fogli che avvertivano la scomparsa di svariate persone. Guardate che atmosfera disturbante si crea molto velocemente. These are all different people, and they're all just... This is Utah, Florida. They're all different. They're all f***ing different. Every single one. This one's from Georgia. And look at this shit. Like, look where the fuck we are. Who the fuck does something like this? I volantini mostravano persone scomparse realmente, ma non erano tutte di quella zona. Sembrano messi lì senza senso, dato che quelle persone erano scomparse in vari stati degli Stati Uniti. Inoltre l'uomo non si trova nemmeno in una zona remota del bosco. Tutto intorno a lui ci sono case, strade e in generale civiltà. Qualcuno pensa che si tratti di un individuo che sa qualcosa sulla sparizione di tutte quelle persone. Si potrebbe trattare di qualcuno che girando per gli Stati Uniti ha rapito tutte quelle persone e le ha poi portate vicino alla zona in cui è stato registrato il video per ucciderle o chissà cos'altro. Come una sorta di trofeo, poi, avrebbe appeso questi manifesti per celebrare le sue azioni. Sembra un'ipotesi azzardata, ma non da scartare. Altri ritengono che sia semplicemente una decorazione per Halloween, ma sarebbe decisamente di cattivo gusto usare immagini di persone scomparse davvero per una semplice decorazione. Ciò che sappiamo è che gli agenti non stanno più investigando su questo caso e non hanno rilasciato informazioni ufficiali. All of these sticks that you can see, they're all lashed together at right angles, as if to make a cage or a shelter or a trap. And this part right in the middle, it's a hole. I'm assuming that whatever this is or was collapsed. Oh shit, I heard voices. We have to get the fuck out of here. Cosa fareste se vi trovaste davanti ad una scena del genere nel bosco? Mark Andre è un uomo che si occupa di esplorare i vastissimi boschi della California del Nord. Lavora come direttore dei servizi ambientali della sua città, quindi come potete immaginare passa davvero tanto tempo nei boschi. Insomma, conosce l'area come il palmo della sua mano. O almeno questo è ciò che credeva. Nel febbraio del 2018, durante un lavoro assegnato dal suo comune, si trovava addentrato in quei boschi, quando notò qualcosa che non avrebbe dovuto trovarsi lì. Conosceva bene quel luogo e l'ultima volta che c'era stato non c'era assolutamente nulla, ma quel giorno si trovò davanti ad una strana casetta fatta a mano. Si mimetizzava benissimo con l'ambiente ed era stata chiaramente costruita illegalmente. Mark non aveva idea di che cosa avrebbe potuto trovare al suo interno. E non sapeva nemmeno se qualcuno stesse vivendo lì. Era situata in una delle aree più remote della foresta di Arcata, dove quasi mai nessuno si addentra. Sicuramente chiunque l'avesse costruita non si aspettava ospiti. C'era un lucchetto nell'unica entrata, e dall'esterno sembrava che nessuno fosse lì dentro. Un ritrovamento strano a dir poco, e infatti Mark decise di far intervenire dei professionisti. Nei giorni successivi provarono più volte a contattare il proprietario della baracca, ma senza risultato. Quindi alla fine decisero di rompere il lucchetto e dare un'occhiata al suo interno. Trovarono un luogo in cui era evidente che qualcuno vivesse o avesse vissuto in un passato non troppo lontano. Era arredata, c'era dell'acqua e addirittura una macchina da scrivere. Batterie e barattoli di cibo riempivano gli scaffali. Ed era presente anche una libreria. Tuttavia, nonostante tutti questi dettagli, nessuno è mai riuscito a trovare il proprietario. Dato che si trattava di una costruzione illegale,
decisero di lasciare una notifica di sfratto sull'ingresso prima di andarsene. Pochi giorni dopo, le autorità tornarono, ma non c'era più nulla. La baracca era totalmente scomparsa. Chiunque fosse il proprietario l'aveva decostruita nel giro di pochi giorni, portando con sé tutto quanto, letteralmente. L'unica cosa che lasciò era questo simbolo, il simbolo internazionale degli occupanti abusivi, disegnato con del carbone. A quanto pare, questa persona aveva occupato abusivamente quel terreno, costruendoci quella casetta. Ma come ha fatto a disfarla e portarsela via in così poco tempo? In molti credono che sia una persona ricercata dalle autorità e che quindi vivesse totalmente da sola nella foresta, evitando qualsiasi contatto con altre persone. Ma la realtà è ben lontana dall'essere scoperta. Ad oggi, il reale proprietario di quella baracca rimane non identificato. Nell'aprile del 2021, un residente di Fairbanks, in Alaska, stava tranquillamente camminando in un bosco locale. Ad un certo punto notò qualcosa a spuntare dalla neve e pensò che si trattasse semplicemente di un rifiuto, ma avvicinandosi scoprì che si trattava di un freezer. Chi non l'aprirebbe? Peccato che ciò che si trovava al suo interno lo terrorizzò a morte. Chiamò subito la polizia, che confermò che al suo interno c'erano davvero dei resti di un corpo umano. Dopo vari esami si scoprì che erano i resti di una donna di 67 anni di Anchorage, che era scomparsa nel nulla da circa un anno. Sfortunatamente questo è tutto ciò che si sa sull'accaduto. Chiaramente si tratta di omicidio, ma non è ancora stato rilasciato alcun dettaglio ufficiale. Questo perché non si hanno prove, nessuna pista da seguire e nessun sospettato. Con niente alla mano, questo è già stato classificato come caso irrisolto. Quello che state per vedere è tipo il mio incubo, dato che ho un trauma infantile legato a The Ring. E presto capirete il perché. Il canale YouTube Project Amber è gestito da un ragazzo di nome CJ che viaggia in località remote in Europa con il suo cane Lance. Visita dei posti bellissimi e spesso passa molte notti in questi luoghi all'interno del suo van. Insomma, un canale che di horror non ha davvero nulla. Anzi, i suoi video sono capaci di farci vivere quei luoghi bellissimi e sperduti, anche attraverso uno schermo. Ma l'atmosfera leggera e felice si interrompe con un video del 4 maggio 2018. CJ si trovava in un'area remota della campagna francese e stava cercando di aggiustare il suo frigo portatile, quando all'improvviso il suo cane Lance inizia a comportarsi in un modo molto strano. Now I'm sure with house fridges you're supposed to... What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. Subito dopo, CJ rivela perché quel comportamento lo stava spaventando tantissimo. There's actually a well with a big metal bar on it. And originally I was going to go and park there, and I saw the well. Instantly started thinking about The Ring, which when I was about, I think it was about 10 when it came out, scared the shit out of me. For like a month I didn't sleep properly. I'm not staying there. Quella sera poi, quando il sole inizia a tramontare, le cose iniziano a diventare parecchio strane. Okay, I'm seriously freaked out now. A minute ago I could hear like really loud moaning, like just booming across the mountains. So I've come down to where I could hear it. I got to this old well and it stopped. But just as soon as I got here, just from over there, there's no track or anything, it's just wood. This girl appeared, dressed like kind of like a monk, no shoes, no hair. So I said bonjour and that, and she responded. I asked if she was okay, but she didn't respond then, she just carried on walking. So I carried on a bit and thought, I better double check. Went to go and find her again. She's gone. E per me, quello sarebbe stato già un validissimo motivo per andarsene, ma a quanto pare non per CJ. Non subito. Il ragazzo informa gli spettatori del fatto che Lance solitamente fa sempre le feste alle persone che incontra, ma non si avvicinò nemmeno a quella strana ragazza. Poco dopo CJ vede di nuovo la ragazza e la riprende da lontano. Guardate. But down where she went that way, there's nothing, and there's nothing for miles. Where did she go? Disse anche di averla rivista dopo, ma non ha avuto l'occasione per riprenderla di nuovo.
A quel punto CJ pensa che sia abbastanza e fa la saggia decisione di andarsene il più in fretta possibile. Mettendomi nei suoi panni non so cosa farei. Era tutto troppo simile a The Ring e quella donna in quel contesto fa semplicemente venire i brividi. Ma voi avete delle ipotesi sul perché una persona potesse trovarsi lì a girovagare in quel modo? E secondo voi si trattava veramente di una persona? E queste, ragazzi, erano le cose più disturbanti ritrovate nei boschi. Adesso capisco perché molti film horror sono ambientati in posti del genere. È davvero assurda la sensazione che possono trasmettere. Adesso però, come al solito, vi ringrazio per la vostra compagnia e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.